Buongiorno amici e benvenuti alla terza puntata di Tra me e te. Come sapete, la nuova rubrica di CorrierealtoMilanese.com. Abbiamo già ricevuto parecchi iscritti, parecchie mail. Ricordo che per tutti quelli che volessero fare critiche, osservazioni, suggerimenti, la mail dedicata è tramete@CorrierealtoMilanese.com. Scriveteci, diteci cosa ne pensate, autocandidatevi o magari presentate anche altri personaggini. Oggi festa della donna e giustamente noi abbiamo invitato un ospite uomo. Abbiamo qui con noi, benvenuto, Marcello Pizzino. Ciao Franci, buongiorno a tutti. Ecco, allora abbiamo qua Marcello, partiamo subito. Marcello, così, descriviti e dici perché oggi sei qua con noi. Beh, sono Marcello Pizzino, sono qui in rappresentanza della Scuola Calcio Magenta 2008, associazione calcistica di Pontevecchio. Sono presidente da circa 5 anni. Cosa facciamo? Facciamo calcio, insegniamo calcio ai bambini, dai 5 ai ragazzi fino a 100 anni, diciamo, quindi a oltranza. Questo è quello che facciamo a Pontevecchio in via Isonzo. Senti Marcello, da dove e perché è partita questa bella idea? Ma come tutte le cose belle partono dal nulla, da quattro chiacchiere tra amici, gente che magari aveva la passione per il calcio giovanile, che aveva i figli che giocavano a calcio, che tutti sabati e domeniche ci si incontrava. E vabbè, circa 10 anni fa, perché ormai sono quasi passati 10 anni da che noi ci siamo, infatti siamo Magenta 2008, ci siamo guardati in faccia con questi quattro amici che masticavano e masticano di calcio e ci hanno detto perché no, potremmo, dal momento che tutti noi avevamo esperienze un po' come dirigenti, un po' come allenatori, un po' come responsabili calcistici, ci siamo guardati in faccia e hanno detto perché non fare qualcosa noi direttamente, e trovando gli spazi di Pontevecchio ci siamo proposti sul centro sportivo di Pontevecchio. Senti, un tema anche molto educativo e soprattutto nei giorni nostri è importante. Quanto è importante dal tuo punto di vista, per l'esperienza ormai di questi anni che hai avuto insieme ai tuoi collaboratori, l'aspetto proprio dell'educazione al bambino e quanto invece quello dello sport e dello stare insieme? Sì, diciamo che sono due cose che dovrebbero andare di pari passo, e parliamo di educazione sportiva, quindi rispetto delle regole, educazione sociale, perché sono cose che devono per forza di cose andare di pari passo. Teniamo presente che noi fondamentalmente insegniamo calcio, ma come in tutti gli ambiti della società, dove ci sono più persone nello stesso territorio o che convivono quotidianamente, ci sono delle regole da rispettare, che fondamentalmente sono le regole di civile convivenza. Non dimentichiamoci che noi fondamentalmente abbiamo a che fare con bambini dai 5 ai 12-13 anni, perché sono quelli che sono più soggetti al controllo piuttosto che a un'educazione mirata. Senti, i genitori di questi bambini che funzione hanno? Beh, i genitori diciamo che sono in parte integrante del nostro lavoro, perché noi ci dobbiamo rapportare quotidianamente con i genitori, perché alla fine siamo quelli che curano i loro figli, tra virgolette, in quelle 2 o 3 ore che i genitori li lasciano per gli allenamenti. E sono in parte integrante della società, perché in un'associazione senza scopo di lucro, senza introiti diversi da quelli che sono gli sponsor piuttosto che le quote di iscrizioni, serve sempre gente che dia una mano per fare tutto. Quindi molto spesso, anzi diciamo il 99,9%, i nostri collaboratori
sono genitori e noi dobbiamo molto rispetto e molti ringraziamenti verso i genitori dei bambini. Visto che l'hai colto tu, ti senti di, o è il caso di ringraziare qualcuno in particolare? Beh, io non posso far altro che ringraziare innanzitutto tutti i miei collaboratori, quindi tutti i membri del consiglio direttivo, perché il calcio non è solo la partita o l'allenamento del sabato o della domenica, c'è tutto un lavoro dietro, amministrativo, burocratico e di manutenzione. Quindi innanzitutto ringrazio tutto il direttivo perché mi mette nella condizione quotidianamente di far sì che tutto vada per il verso giusto, perché tu mi insegni che lavorare con i bambini non è facile e di conseguenza ringrazio tutti i genitori, tutti i nostri sponsor naturalmente e gente che cioè, li possiamo anche nominare, ma c'è lo sponsor e persone. Sì, no, gli sponsor non saprei. Siccome ne abbiamo una decina, rischio di fare brutta figura perché non me li ricordo tutti, ma per esempio, vabbè, del consiglio direttivo, cioè i due vicepresidenti che sono Sergio Villa e Simone Locati, il Franco Grolla, la Rosa Gianni, Fabrizio Espano e il Nino Liberati. E ringrazio Renzo Battistella, che è uno di quelli che ci aiuta a portare avanti anche economicamente, non solo lui, però ci dà una grossa mano, essendo poi proprio di Ponte Vecchio, dove noi svolgiamo quotidianamente il nostro lavoro, è giusto che le persone di Ponte Vecchio vengano coinvolte. Benissimo. C'è qualche... La domanda è lunga, tu sei bravo a sintetizzare. Speriamo. Progetti del presente e progetti del futuro che avete in mente? Beh, progetti del presente, ormai diciamo che la stagione calcistica volge, non dico al termine perché va a chiudersi con il mese di giugno, però entriamo nella fase finale, nella fase primaverile della stagione, quindi portare a termine tutto quello che abbiamo iniziato con le nostre squadre. Tieni presente che noi abbiamo 6 squadre di bambini e si cerca innanzitutto di chiudere nel migliore dei modi la stagione. Progetti per il futuro sono tanti, non per ultimo proprio in queste settimane qui abbiamo preso la decisione nel direttivo di cambiare nome alla società, perché noi a oggi siamo Scuola Calcio Magenta 2008, ma abbiamo già attivato tutte le pratiche per diventare Ponte Vecchio. Quindi questo è il primo progetto e mi sembra già un passo molto, un buon passo, e da lì poi partirà tutto quello che saranno le stagioni future. Quindi da un altro anno non ci sarà più Scuola Calcio Magenta 2008, ma ci sarà ASD Ponte Vecchio. Senti, facciamo uno spottone anche per le persone che abbiamo scoperto, non sono pochi, che ci stanno anche ascoltando in diretta. Bene. Perché dei genitori che ti stanno vedendo dovrebbero portare il bambino alla Scuola Calcio di Ponte Vecchio? Sì, questa è una bella domanda. Perché? Innanzitutto perché dal momento che, come dicevo prima, il calcio è uno sport di cuore, secondo me, e non di, a questi livelli, e non di denaro, tutta la gente che frequenta e ci aiuta lo fa per passione. Quindi quando tu fai una cosa per passione, perché vuol dire che ci credi veramente nel lavoro che fai, quindi con allenatori molto esperti, con preparatori, parlo di preparatori atletici piuttosto che preparatori dei portieri, piuttosto che tutto quello che concerne l'attività calcistica, siamo all'avanguardia. È vero che nessuno fa niente per niente, perché in ogni caso un minimo di rimborso spese ci vuole sempre, però è tutto proporzionato alla passione calcistica, quindi uniamo la passione calcistica alla voglia della gente di insegnare, perché è come una scuola, in effetti noi siamo scuola calcio e
se è vero che a scuola durante la settimana si studia per poi fare la verifica, da noi durante la settimana ti alleni per guadagnarti la partita del sabato e la domenica. Quindi preparatori tecnici, allenatori con patentino UEFA piuttosto che FIGC, responsabili tecnici e dirigenti qualificati. Senti, ma nelle vostre squadre, nei vostri campionati, quanto è importante vincere oppure voi dite l'importante è partecipare? No, allora, io non dico l'importante è partecipare perché sarei ipocrita, ma la vittoria non è la prima cosa. È vero che, e tu hai fatto sport anche tu Francesco a livello agonistico, nessuno va in campo per perdere. Il momento partita, ed è giusto che sia così, c'è sempre quel minimo di competizione che ti porta a dare il massimo, quindi non puoi chiedere tanto ai giocatori quanto agli allenatori di andare in campo tanto per dal momento che noi non siamo professionisti, ma il nostro lavoro lo facciamo professionalmente. Quindi preparare i ragazzi durante la settimana e poi fare la tua partita dando il massimo. È vero che non è un dramma se non si vince, questo sicuramente, perché per primi noi genitori e dirigenti dobbiamo insegnare ai bimbi o ai ragazzi al culto della vittoria, ma ancora prima al culto della sconfitta, perché se è facile festeggiare quando si vince, bisogna essere realisti quando si perde, quindi nessun dramma se si perde, chiaro se si vince. Siamo tutti contenti, però nessun culto della vittoria a tutti i costi, questo sicuramente. Hai un episodio, un aneddoto simpatico, bello da raccontarci? Ma sì, di episodi ce ne potrebbero essere tanti, molti, però ecco un episodio che mi sta particolarmente a cuore, che si è verificato diciamo nei primi anni, e parlo forse nel 2010-2011, adesso non ricordo, siamo andati con i nostri bambini allora di 5-6 anni, che adesso forse hanno già 13-14 anni, siamo andati a fare un torneo a San Siro che si chiamava Campioni a San Siro. È stata un'esperienza fantastica, tanto per noi adulti, perché lo stadio di San Siro è un po' l'emblema del calcio, non solo in Lombardia ma anche, penso, in tutta Europa. E per i bambini deve essere stata un'esperienza fantastica fare questo torneo proprio sul campo di San Siro. E colgo l'occasione per ricordare in questo momento che allora questi bambini erano allenati dal nostro caro Arrigo Zani, che è venuto a mancare ultimamente, e ricordo sempre con molto entusiasmo questi particolari, che lui allora era l'allenatore che insieme all'Alberto Valisi aveva portato questi bimbi a San Siro. Senti, parliamo di San Siro, in questi anni per caso c'è stato qualche bambino di talento, bravo, che è stato richiesto da qualche squadra importante? Allora, partiamo dal presupposto che arrivare alle squadre importanti, e intendiamo professionisti noi come squadre importanti, è uno su un milione forse un milione no, però ci andiamo vicino. Quindi chi vuole cominciare a giocare a calcio, i genitori che vogliono portare i bambini a giocare a calcio devono togliersi dalla mente innanzitutto che quella sarà la carriera calcistica del bambino. Però detto questo, noi abbiamo un ragazzino che ha iniziato con noi a fare i primi calci e pulcini, e parlo sempre degli anni 2009, 2010, 2011, che ha fatto tutto il settore giovanile e sta facendo tuttora il settore giovanile nel Milan. Allora era stato visionato, era stato visto, il bambino era risultato interessante per gli osservatori, parlato con i genitori, e il ragazzo oggi sta facendo gli allievi nazionali del Milan. Tanta roba e tanto orgoglio naturalmente per noi.
Ma siete convenzionati con qualcuno voi a livello di squadra? Cioè siete gemellati? No, noi non siamo gemellati con una squadra professionistica. Non è escluso che nel futuro possa succedere, ma fondamentalmente a oggi potrebbe non interessarci, ecco, perché è vero che c'è il richiamo. È perché la squadra professionistica sempre ha un certo richiamo verso i genitori piuttosto che verso i colori, piuttosto che verso. Però ecco, oggi non ci interessa particolarmente. Non è escluso però perché è venuto il Monza piuttosto che il Novara, piuttosto che l'Atalanta a chiederci di fare convenzioni del genere. È tutto da valutare, non escluso che a breve qualche cosa potrà accadere. Senti, una domanda che mi è venuta adesso, visto la giornata particolare. In una squadra o comunque in una società di calcio, scuola calcio, dove da fuori viene vista tipicamente maschilista, sì, che importanza hanno le donne invece nella vostra compagnia? Beh, diciamo che a livello agonistico qualche bimba c'è che gioca da noi, ma parliamo di ragazzine di 7-8 anni. A livello di presenza, beh, devo dire che le mamme molto spesso sono molto più infervorate calcisticamente dei papà, ma proprio perché c'è questo legame madre figlio che è qualcosa di fantastico. È vero che a volte si passa anche un pochettino la linea, però devo dire che da noi ci sono mamme che oltre a collaborare con noi sono veramente fantastiche nel tifare i propri figli quando giocano la partita. Ecco, Marcello, dici un po' le tue qualità migliori come persona, come uomo. Questa è una domandona. Iniziamo intanto un po' nello specifico. No, beh, io sono una persona normale, cioè niente di particolare. Ho la passione per il calcio che ho sempre coltivato e mi sono trovato a dover portare avanti questa situazione che faccio con molta... come dire, con molta voglia. Sono una persona normale, mi piace parlare con i genitori, mi piace parlare con tutte le persone, con le società. Sono uno poco diplomatico forse, ecco, perché a volte, essendo il calcio Porto Franco, sai meglio di me che in Italia siamo tutti allenatori, a volte bisogna anche cercare di tamponare un po', ecco, forse il mio piccolo difetto è che a volte sono poco diplomatico nel gestire le situazioni, ma devo dire che mi ha aiutato molto caratterialmente questa esperienza, perché ho imparato a conoscere le persone, ho imparato a confrontarmi con le persone, ho imparato a capire anche i problemi delle persone, non solo dei bambini, perché noi a volte, oltre a far calcio, dobbiamo fare anche molto sociale e bisogna anche a volte capire la persona che hai di fronte. Ecco, su questo devo dire che sono migliorato tantissimo nel rapporto con le persone e quindi in diplomazia, perché noi siamo una società di provincia, una piccola società, però il presidente di solito deve avere il polso della situazione, di tutto quello che succede, dal momento che siamo passibili noi siamo responsabili penali e civili di tutto quello che succede all'interno della società, quindi deve essere sempre tutto sotto controllo e a volte non è facile, però devo dire che ho imparato a gestire molte situazioni che magari qualche anno fa non sapevo gestire, ecco. Questo devo dire che mi è servito molto questa esperienza. Senti, una qualità che apprezzi di un uomo e una qualità che apprezzi di una donna? Beh, qualità che apprezzo di un uomo, ma penso che sia la stessa cosa per una donna, è la sincerità. Non solo nel calcio ma in tutti gli ambienti, una persona impari a conoscerla guardandola negli occhi, e io una volta che guardo negli occhi una persona capisco se questa persona è sincera o se mi sta mentendo. Ecco, per me la sincerità sia nell'uomo
che nella donna è la cosa più importante. Se tu fossi, poi proprio tutti questi giorni, presidente della Federcalcio Italiano, cos'è che faresti? È una domandona. Cosa farei? Beh, innanzitutto toglierei molti introiti alle società e li girerei sui settori giovanili, perché i settori giovanili in Italia sono molto molto carenti di strutture piuttosto che di attrezzature. Darei molto più risalto alla Lega Dilettanti piuttosto che alla Lega Professionisti. È una lotta contro i mulini a vento, naturalmente, però fossi presidente della Lega punterei molto 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 sui settori giovanili, con particolare occhio per le piccole società, che a volte sono succubi delle società più prestigiose, ecco. Se dovessi uscire a cena con un'attrice, con chi usciresti? Con un'attrice uscirei con italiano o... Non metto limiti. Mi metti in difficoltà, direi Sharon Stone, perché è più vicino alla mia età piuttosto che una ragazzina. Senti, piatto preferito? Beh, pasta forno della mamma. Se fossi un animale, che animale saresti? Leone, come il mio segno zodiacale, naturalmente. Ah, ok. Senti Marcello, allora ci accingiamo alla fine della puntata e ti ringraziamo. Visto che oggi l'abbiamo detto per la terza volta, è la festa delle donne. Sì. Un pensiero tuo per la giornata di oggi. Sì, parto dal presupposto che le donne, secondo me, devono essere festeggiate tutto l'anno, sia come mogli, sia come madri, e in tutti gli ambiti della società. Oggi particolarmente rivolgo un saluto particolare a tutte le donne. Permettimi di fare un augurio particolare a mia mamma, che a oggi è la donna della mia vita, e comunque un grosso in bocca al lupo a tutte le mamme e a tutte le mogli del mondo. L'ultima, nella tua esperienza di educatore, che messaggio diamo ai ragazzi, ai ragazzini di oggi? Cioè, su cosa pensi si debba lavorare e quali sono i valori importanti su cui investire? Beh, ormai, come anche questi 20 minuti dimostrano, siamo nell'età nel periodo dell'informatica piuttosto che dell'elettronica. Questo è tutto giusto, anzi è una gran cosa. Forse i ragazzini dovrebbero essere un po' più educati a vivere di cose materiali piuttosto che di videogiochi e quant'altro, ma non è molto diverso da quando noi eravamo bambini. Sono periodi diversi, sono periodi, è vero che sono cambiati, però le esigenze del bambino che ero io, che eri te, e del bambino di adesso sono le stesse. Probabilmente noi, i nostri genitori, avevano una cultura completamente diversa da quella che abbiamo noi per poter trasmettere ai propri figli, ma non ho niente di particolare da consigliare, perché i genitori a casa loro sanno come educare i propri figli. Io come responsabile di una scuola calcio posso soltanto dire, quando venite a vedere i vostri figli lasciateli divertire in pace. E i bambini sicuramente si divertiranno, a prescindere da quello che succede in campo, ecco. Marcello, per ultimo, lasciamo i tuoi riferimenti o della squadra per chi volesse contattarvi come scuola calcio? Sì, beh, noi siamo a Pontevecchio, in via Isonzo, di fronte alla farmacia comunale. Chiunque volesse informazioni ci trova praticamente tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. Siamo a disposizione per qualsiasi informazione. Volevo solo aggiungere un'ultima cosa che prima non sono riuscito a dire: dal momento che la struttura è quella che è, e molto spesso, come diciamo, ci è stato fatto rilevare il fatto che non abbiamo molte strutture a disposizione, probabilmente dall'anno prossimo avremo a disposizione anche
i campi da calcetto del Soccer 5 che ci mettono a disposizione proprio per, gratuitamente per aiutarci a portare avanti questa la nostra attività e volevo cogliere l'occasione appunto per comunicare che da un altro anno molte squadre si alleneranno sui campetti sintetici in maniera che la struttura che abbiamo a Ponte Vecchio possiamo salvaguardarla un attimino, ecco, questo è quello. Comunque ci siamo sempre tutti i giorni dalle 5 e mezza alle 7 e mezza in via Esonzo di fronte alla basilica, venite a trovarci. Di fronte alla farmacia, scusate, la basilica. Allora ragazzi, siamo arrivati al termine della puntata, la terza, oggi giornata della festa della donna, i miei auguri più affettuosi, voi continuate a seguirci e a scrivere, io ringrazio Marcello Pizzino e ci vediamo la settimana prossima.